Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti ad Attenti al Lupo. Questa sera parliamo delle banche. Qual è lo stato di salute degli istituti di credito? Dobbiamo preoccuparci noi risparmiatori consumatori? Ne parleremo questa sera con i nostri ospiti, ma da casa ci avete scritto come sempre una lettera. Sono arrivate tante lettere nel corso di queste settimane proprio sulla vicenda delle banche. Vero Maris? Buonasera. Verissimo, buonasera a te Giuseppe, buonasera ai nostri ospiti, ai nostri telespettatori. Allora andiamo a scoprire subito quale lettera abbiamo scelto dalla quale partire per questa sera. Nel frattempo vi ricordo che anche voi potete mandarci le vostre segnalazioni semplicemente scrivendo alla casella di posta ordinaria via Aurelia 796, ovviamente il CAP è 00165, ci troviamo a Roma, all'indirizzata ad Attenti al Lupo TV 2000. Se volete potete mandarci anche una mail ad attentialupo@tv2000.it. La lettera di questa sera ce la scrive il signor Ezio da Cagli e ci dice: gentile redazione, ogni tanto giornali e TG tornano a parlare della crisi delle banche italiane e di possibili fallimenti, ma se devo essere sincero io ancora non ho capito come stanno bene le cose e soprattutto se devo preoccuparmi davvero come correntista e come risparmiatore. Per questo spero di avere da voi qualche risposta chiara ai dubbi che ho in merito. Innanzitutto, perché alcune banche italiane sono entrate in crisi? Poi come faccio a capire e a misurare il grado di rischio della mia banca? E infine, se dovessi capire che la mia banca è a rischio, che cosa devo fare? Rispondiamo ad Enzio e a tanti telespettatori che se lo stanno domandando. Tante sono le domande che ci ha posto il nostro telespettatore. Salutiamo e ringraziamo Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori. Buonasera. Buonasera. Buonasera al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Buonasera. Professore, subito una prima risposta al nostro telespettatore. Come individuare una banca che scricchiola? Ma i mass media ci aiutano molto perché è chiaro che alcune banche in questo momento sono in crisi, però io tranquillizzerei in generale il risparmiatore, nel senso che è vero che adesso abbiamo una nuova disciplina che regola le crisi, che è il famoso bail-in, il salvataggio interno, però è altrettanto vero che i correntisti fino a 100.000 euro non rischiano nulla e non solo, se il conto corrente è cointestato il limite raddoppia a 200.000 se intestato a due persone e se poi io ho disponibilità finanziarie notevoli posso frazionare, aprire più conti correnti, se ho 400.000 euro posso aprirne 4-5 in 4-5 banche differenti, in quel caso non rischio nulla e quindi sto tranquillo. Si tratta anche di cifre interessanti, non è che parliamo di cifre basse. Ecco, Trefiletti, sì. Però la gente è sempre preoccupata perché ci arrivano tante lettere, perché sui giornali continuamente c'è la questione delle banche. Certo. Vuol dire che comunque c'è una spia sempre accesa. Certo. Cioè la gente dice: ma la mia banca dove c'ho i miei soldi in qualche modo sudati perché sono i risparmi di una vita, che fine fa? Soprattutto nella zona del Veneto, lì non si capisce granché sulla situazione delle banche. Purtroppo lo stanno capendo 200.000 risparmiatori che si sono visti bruciati i loro investimenti. Allora, la cosa è vera, c'è preoccupazione, noi lo diciamo da molti anni, per la verità, che il sistema bancario non gode ottima salute. Siamo stati anche, caro rettore Fortuna, a volte siamo anche stati un po' derisi, ma no, invece la mancata verifica, controlli che bisognava fare e che non è stata effettuata, in buona sostanza ha poi permesso di dare non solamente dei colpi al risparmio, e dirò molto velocemente, ma ha dato un segnale molto, molto forte al Paese. Ecco il perché della lettera, e ce ne sono anche tante altre di lettere, perché il messaggio al Paese è stato quasi: state attenti, mettete i soldi sotto il materasso, perché se dalla notte alla mattina migliaia, anzi decine di migliaia di cittadini sono stati bruciati nei loro investimenti e nei loro risparmi, perché non ci sono solo le due banche venete, ne abbiamo anche parlato altre volte, le quattro banche toscane, marchigiane, cioè, umbre, via, quelle in default, quelle diciamo, non si può usare il termine fallimento, abbiamo bruciato e abbiamo dato un segnale fortissimo ai cittadini: attenti, dalla sera alla mattina vi trovate. Ha ragione il nostro rettore di dire che per quanto riguarda i conti correnti fino a 100.000, ha spiegato molto bene, non corrono rischi. Però mi è consentito, faccio una battuta finale nel mio intervento dicendo: guardate, bisogna modificare profondamente la regola del bail-in, che l'ha spiegata bene il rettore dicendo che fino a una certa quantità di essere nella banca come conto correntista non si corre rischio. Il problema qual è poi? Però no, ma fammi finire dire:
il bail-in va eliminato nella maniera più assoluta. Prefiletti, era solo questo. Fortuna, no, no, tempo che ti volevo dire. La regola europea può essere modificata, allora, a livello della Bruxelles. Il bail-in noi l'abbiamo introdotto perché, facendo parte dell'Unione Europea, noi dobbiamo recepire attraverso leggi del nostro Stato le direttive europee. Quindi il 1 gennaio 2016 abbiamo recepito. Però non riguarda soltanto l'Italia il problema, riguarda anche gli altri Stati. E si sta allargando. Per cui nel 2018 probabilmente saranno un po' riviste, ma perché è delicata la situazione, come diceva Rosario Trefiletti? È delicata perché il bail-in, il salvataggio interno, è stato concepito affinché le banche in qualche modo riescano nel loro interno a far fronte alla situazione di crisi senza coinvolgere la collettività. In realtà così non va. Perché la collettività, i risparmiatori, vengono i conti correnti fino a quegli importi sono garantiti. Ma se uno ha delle azioni, obbligazioni, azioni, allora quello che è successo. Chiariamo una cosa, quello perché io credo che l'azione è evidente, è capitale di rischio. Se io investo in azione posso perdere il 100% del capitale, ma mettiamolo bene in luce nei prospetti informativi. Allora, ne parliamo, diamo subito i nostri riferimenti a casa, che le persone così ci possono scrivere. Esatto, perché di domande già ce ne sono arrivate tante, ma anche voi potete partecipare alla diretta chiamando il nostro numero verde gratuito anche per i cellulari. E allora digitate 800 508 990, oppure potete scriverci su Facebook e su Twitter, basta cercare Attenti al Lupo e partecipare appunto alla diretta. Trefiletti, lei ha detto bisogna cambiare il bail-in, d'accordo, certamente. Ma prima di cambiare il bail-in forse bisognerebbe fare un altro intervento che è altrettanto importante, visto le tante storie che avete raccontato anche voi per le quattro banche che dicevamo, risparmiatori, che quando si va in banca si fa un piccolo investimento, anche una piccola somma, si deve firmare quel famoso documento MiFID, che è il documento che in qualche modo fa la fotografia del profilo di rischio, ma in realtà lì è successo di tutto. Ecco, però, perché non si cambia? Perché in qualche modo si viene più incontro alle esigenze delle persone, dei cittadini e dei risparmiatori? Bravissimo, perché ha toccato uno dei tasti veramente più importanti. Innanzitutto è un documento da firmare di, credo, 230.000 pagine, non esagero, forse è 231.000 di pagine, non 230. Secondo, è scritto in sanscrito, rettore, sanscrito è una lingua antica, quasi incomprensibile, quasi intraducibile. Quindi basterebbe, e lo abbiamo chiesto, e adesso si stanno tutti lavorando. Io ricordo che anche un giornale importante economico nel nostro paese ha tirato fuori delle idee rispetto a questo. Ma basterebbe una paginetta in cui si dicano che gli investimenti di un certo tipo hanno il semaforo verde o hanno il semaforo rosso, la rischiosità, una paginetta. Così anche mia madre, che ha 93 anni, non le fa più gli investimenti, anche perché indicare se si rischia di perdere il 100% del capitale investito. Ecco, perché un consiglio che posso dare al professor Fortuna qual è? Quello di vedere sempre se sta scritto capitale garantito, che perlomeno si salva quei soldi in che sono messi. Questa paginetta, cioè in questa sintesi, ci devono essere tutti gli elementi essenziali. E soprattutto il risparmiatore deve capire il grado di rischio dell'investimento. Per cui su un eventuale investimento azionario deve essere messo in luce che puoi perdere il 100% del capitale. Sulle famose obbligazioni subordinate deve essere messo in luce che puoi perdere il 100% del capitale. Perché nel bail-in poi... Però da economista le chiedo, le associazioni dei consumatori stanno facendo questa battaglia ormai da anni. È successo il default delle quattro banche, altre banche stanno in crisi. Si parla di questa MiFID, di questo questionario che va modificato, però passano i mesi, gli anni. Infatti è passato troppo tempo, perché indubbiamente... Chi frena questa semplificazione? Un pochettino si dorme su questi temi, nel senso che bisognerebbe essere più tempestivi. Quindi non voglio criticare, per carità, gli organi di vigilanza, però anche la Consob sta studiando il problema da alcuni mesi, ma è necessario che tiri fuori qualcosa di consultabile e più comprensibile per tutti. Una persona gentilissima, chiarissima nella sua esposizione, è chiaro, e lui lo sa, il rettore Fortuna, che io sono in netto disaccordo. Io sono proprio per colpire chi non ha fatto... No, noi abbiamo fatto un'istanza, lo dico formalmente, noi abbiamo fatto un'istanza alle procure della Repubblica di verificare se non c'è stata o c'è stata verifica e controllo. Non ci sembra che ci sia stato molto controllo sulle quattro banche più le due banche, e guardate che ce ne sono anche altre. Ma io parlavo dei prospetti informativi quando facevo le considerazioni. Ecco, allarghiamo, non parlavo dell'altro discorso. Su questo sono d'accordo. Allarghiamo il discorso sulle banche. Allora, abbiamo visto le quattro banche, le altre che stanno a rischio. Ora, il direttore ci ha dato un'indicazione, ma sui prodotti che noi andiamo a sottoscrivere, prodotti anche semplici,
Che cosa allora, dobbiamo tenere presente? Noi dovremmo intanto avere un minimo di cognizione finanziaria. Infatti uno dei temi del momento, tirato fuori anche nel decreto salva banche, è l'educazione finanziaria. È stato destinato però 1 milione di euro, che è una cifra molto ridotta per far fronte alle esigenze informative dei risparmiatori. Quindi bisogna assolutamente aumentare il grado di informativa e dare degli strumenti semplici. Che cos'è un'azione? Che cos'è un'obbligazione? Che cos'è un bono ordinario del tesoro? Ecco, dare... E allora stiamo parlando di educazione finanziaria. Allora, noi siamo in collegamento, e lo ringrazio perché oggi ha fatto una giornata in gran movimento, con Marco Lo Conte, giornalista del Sole 24 Ore, che ha scritto proprio il libro Il risparmiatore maleducato. Salve Marco Lo Conte, le chiedo, stamattina ho sentito in intervista radiofonica, lei era in diretta, mi ha detto il risparmiatore è solo, solissimo e lo sarà ancora nei prossimi anni. Perché ha detto questa cosa? Invece di migliorare una situazione si rischia di stare solo davanti alla banca? Beh, insomma, è solo, i denari sono suoi, sono del risparmiatore. Non so se è giusto o sbagliato che sia solo, ma questo è il dato di fatto, nel senso che se io risparmio dei soldi, riesco a sottrarli ai consumi, li voglio destinare da qualche parte per farli crescere, beh, la responsabilità deve cadere su di me per quanto riguarda le mie scelte. Chiaramente gli attori del mercato finanziario devono essere controllati, vigilati, ma le regole non possono far sì che io demandi e deleghi la gestione della salute del mio portafoglio ad altre persone, perché la salute del mio portafoglio deve dipendere da me, perché nel mio portafoglio non c'è del denaro, ricordiamocelo. In tasca. Lo Conte, le chiedo però che cosa, a proposito di educazione finanziaria, che cosa è qual è il suggerimento che sente di dare lei al risparmiatore che entra in banca? Perché bisogna chiedere, non avere quell'atteggiamento un po' intimidito quando si entra in banca, bisogna un po', insomma, essere anche veementi, avere la capacità di chiudere un conto corrente e andare in un'altra banca. Certamente. È possibile trattare. Questo? È possibile certamente. Questo? È bisogna negoziare, ma se andiamo al mercato e negoziamo sulle arance, ma perché non dobbiamo negoziare sui costi del nostro conto corrente? È inevitabile, anche perché, lo ricordiamo, ci sono dei conti correnti che non prevedono costi per pensionati, ed è naturale però andare a trattare su queste cose. La legge impone che ci siano dei conti basic a disposizione proprio delle persone meno abbienti. Il problema è che questa informazione spesso non arriva, noi proviamo a scriverla in tutte le salse e in tutte le forme, però purtroppo non abbiamo una diffusione totale come ci piacerebbe avere, ma sono informazioni che ne non avere. Vuole intervenire Trefiletti? Sì, su una cosa, Lo Conte, guardi, io sono assolutamente d'accordo quando si dice, per esempio, contrattate il vostro costo di conto corrente, ci mancherebbe altro, benissimo, è una cosa che è molto chiara, è molto semplice relativamente, ma molto chiara. La seconda cosa, insomma, di avere un minimo di educazione finanziaria, per esempio la differenza tra le azioni, come diceva giustamente Fortuna, e per esempio i buoni del tesoro, certo. Buoni del tesoro, ecco, un minimo di educazione, però stiamo un po' attenti, perché l'educazione finanziaria per esempio significa, no, che attenti alle, quando parliamo di azioni, che non siano per esempio azioni illiquide. Guardate, io l'ho imparato alla mia età, le azioni illiquide, ma mica me l'aveva insegnato nessuno, me l'ha insegnato il dramma che è successo delle azioni illiquide, perché io sono più che altro un biologo, un eccetera eccetera. Allora, se una di 90 anni in un piccolo paese, quando ha l'investimento, guardate che conta molto quello che è il rapporto di investimento, il rapporto di fiducia, insomma, che lei dice. E gli va a comprare le azioni. Allora, prima di salutare Marco, il rapporto di fiducia va, scusate, posso dire, prego, un conto è il rapporto di fiducia. La fiducia è un atteggiamento, un approccio emotivo, relazionale, che va coltivato eccetera, però io ripeto, io posso avere fiducia in un professionista in quanto tale, in quanto professionista. Un consulente finanziario, chi lavora in banca, non lo fa per beneficenza, lo fa perché è un lavoro e va remunerato per questo, ed è giusto che sia remunerato, però è giusto che se io vado da lui gli riconosca il giusto compenso, ma che abbia conoscenza di questo compenso. L'idraulico, un commercialista, chiunque lavora va pagato. Il punto è che non ci devono essere asimmetrie informative, cioè
che qualcuno è giusto che ne sappia almeno a un livello accettabile, a un livello confrontabile con chi vende gli strumenti finanziari, perché sennò è facile dire sono tutti banditi. Ma aspetti, Presidente, ti facciamo finire. Allora, l'educazione finanziaria non è conoscere la differenza tra un'azione e obbligazione. L'educazione finanziaria significa cercare di essere competenti, quel minimo che basta, per essere consapevoli di quello che accade al nostro denaro. Poi le azioni liquide, i bond subordinati, sono una cosa evoluta. L'educazione finanziaria significa capire il valore della diversificazione, che abbassa il rischio del nostro portafoglio a pari rendimenti. Significa conoscere che l'inflazione erode il valore reale del nostro denaro. Grazie, giorno Marco per giorno. Conte. Queste sono le cose che dovrebbero già da bambini bisogna imparare e sviluppare nel futuro. Grazie, la ringraziamo. Grazie a Marco Loconte, giornalista del Sole 24 Ore, che ha scritto il libro Il risparmiatore maleducato. Ma abbiamo una domanda e ci dobbiamo poi fermare un attimo, poi riprendiamo il dibattito. Maris. E allora c'è Raffaella da Roma che ci sta chiedendo, insomma, ci sono diverse banche, come ad esempio Unicredit, ha un aumento di capitale, ma in borsa continua ad andare male. Mi devo preoccupare? Allora, la borsa continua ad andare male, lo chiediamo all'economista, ma ci dobbiamo fermare. Aspetti professore, c'è la pubblicità, davanti alla pubblicità ci dobbiamo fermare qualche istante, altrimenti qui ci mandano tutti a casa. Siamo d'accordo. E allora rientriamo in studio dopo la pubblicità. La domanda di Raffaella, professor Fortuna, era sulle azioni, insomma, è una situazione, ribadiamolo, che le azioni sono sempre... Le azioni sono quote parte del capitale sociale, quindi quando io investo in un'azione so che rischio, perché se l'azienda va in crisi posso perdere l'intero capitale investito. Invece torniamo sul conto corrente. Trefiletti, ma i nostri conti correnti sono davvero più costosi rispetto a quelli europei? Santa pazienza, lo denunciamo da anni col mio amico Lannutti. Abbiamo fatto i calcoli, un costo del conto corrente in Italia costa oltre 300 euro all'anno. La media europea è 117. Ecco, però abbiamo prima accennato nel collegamento, lo diceva, lo conto sul conto base. Questo conto base, che è un conto gratuito totalmente, bisogna avere una serie di requisiti, ma le banche non lo dicono, o perlomeno c'è una scarsa conoscenza di questo conto base. Perché? Possiamo dire a chi si rivolge, chi si può rivolgere a questo conto base? Magari va in banca e lo deve chiedere. Lo deve chiedere in banca, oppure se può proprio andare da un'associazione dei consumatori, glielo dice. Ma questo è il punto vero, è per l'informazione. Sì, certamente, anche perché dopo la questione della tracciabilità economica, la questione dei conti correnti base gratuiti è diventato veramente una cosa importante, soprattutto per i pensionati e che altro. Quindi questo è il punto vero, informatevi, e questo è giusto, sta dentro nel concetto dell'educazione, questo sì è educazione di carattere economico. I due requisiti devono essere pensionati o avere un ISE abbastanza basso, sotto i 30.000, quindi bisogna andarsi a informare in banca. Ci sono tante domande, cerchiamo di esaudirle. Esatto, cerchiamo di passarne il più possibile. Gemma da Verona ci dice, ok, che ho capito, è meglio investire sotto i 100.000 euro, ma liquidi o titoli? Soltanto liquidi, i titoli sono esclusi. Le somme depositate sul conto corrente. Assolutamente. Un'altra domanda, Lidia da Napoli ci dice: io ho fatto un contratto di investimento e avrei potuto riscattare poi soldi a 57 anni. Arrivata a 57 anni le hanno detto no, è stato posticipato ai suoi 67 anni. Ma vuole sapere, ma si può fare una cosa del genere? Beh, ma dipende la cosa è abbastanza vaga, sì. Ma che investimento ha fatto su un'assicurazione? Forse una polizza vita. Tocchiamo un tasto dolente, perché ultimamente mi arrivano le voci, insomma, ma le banche puntano tanto su queste polizze vita, che chiamano i correntisti, dicono potete farvi una polizza vita. Allora, non bisogna demonizzarla sicuramente la polizza vita, ma bisogna stare attenti. Professor Fortuna, perché nelle polizze vita, nel caso in cui avvenga un riscatto anticipato rispetto alle condizioni di durata, si paga un lo dica rettore, è una mazzetta. È vero. Se si va a riscatto, esprime pienamente, è una cosa micidiale, e quindi bisogna stare attenti in fase di sottoscrizione. È anche vero che la previdenza complementare in generale potrebbe essere uno strumento, come avviene nella realtà angloamericana, per far fronte anche un po' al problema delle pensioni.
Questo è vero, bisognerebbe, però bisognerebbe porlo in essere questo intervento in modo strutturale. La crisi delle banche riguarda però anche tante persone che ci lavorano all'interno, non dimentichiamo, tanti sono stati risparmiatori davvero che sono stati messi in ginocchio dagli istituti di credito, ma il rischio vero di questi tagli continui anche alle banche, che tante persone finiscano poi in strada. Ma è davvero così? Lo abbiamo chiesto al leader del sindacato, il segretario generale della First CIS, Giulio Romani. Marta Manzo. La crisi delle banche ha portato ricadute a livello occupazionale? Evidentemente sì, l'occupazione ne ha risentito immediatamente. Negli ultimi due anni sono state immaginate, progettate e poi realizzate circa 18.000 uscite, ma senza creare situazioni di disagio per i lavoratori, tranne in alcuni pochissimi casi. I lavoratori stanno pagando in riduzioni del salario reale, stanno pagando in riduzione dei trattamenti contrattuali, stanno pagando in condizioni di lavoro, perché evidentemente la diminuzione degli organici peggiora le condizioni di lavoro. Infine, ed è la cosa più grave, stanno pagando in reputazione, perché la caduta del rapporto di fiducia fra paese e banche di fatto ha coinciso, per effetto delle relazioni personali che fra bancari e clienti si generano, in una caduta reputazionale e una caduta di fiducia nei confronti dei soggetti. C'è un modo per gestire il problema dei crediti in sofferenza senza che questo ricada su lavoratori o risparmiatori? Abbiamo formulato una proposta che immagina una gestione paziente, che duri molto tempo ma che recuperi l'intero valore di bilancio che oggi quei crediti hanno, una gestione che sia partecipata da tutti quegli attori che sono interessati allo sviluppo e alla tutela del territorio. Pensiamo alle banche sane del paese che potrebbero investire nel credito deteriorato delle altre banche, poi pensiamo che ci debbano essere dentro le fondazioni che hanno soldi, hanno vincoli statutari ad operare sul territorio e che hanno anche, diciamo, una storia di responsabilità nel sistema bancario. Pensiamo che ci debbano essere le imprese del territorio che hanno interesse a far sì che le banche continuino ad erogare il credito e a funzionare sul territorio per se stesse e per i loro clienti, per il tessuto economico-sociale a cui si rivolgono. E infine pensiamo che debbano esserci dentro anche i lavoratori. E questo è il parire del segretario del sindacato dei bancari. Chiedo a Trefiletti, il punto finale è i crediti deteriorati, che magari uno a casa dice: ma che cosa sono? Sono l'elemento fondamentale su cui stanno scricchiolando le banche, ma perché certamente tantissimi hanno, sono crediti che non potranno più ottenere indietro. Allora, c'è una proposta da parte del sindacato, in qualche modo dice: le banche sane si diano uno slancio, vadano a prendere questi crediti deteriorati oppure le fondazioni. Che cosa si può fare per cercare di creare un nuovo rapporto di fiducia tra il cittadino, il risparmiatore e gli istituti di credito? Sì, beh, innanzitutto però bisogna collegarlo proprio al dato occupazionale. Guardate che i crediti deteriorati sono una... c'è solo la questione anche della crisi, ovviamente, ma c'è anche la questione che sono stati dati soldi agli amici degli amici e che poi non hanno restituito, perché questa è un po' la questione dei crediti deteriorati e poi delle ricadute sul sistema bancario. Ora è chiaro ed evidente che questi crediti deteriorati devono essere messi sul sono stati messi anche per la verità anche sul mercato. Anche qui ci sono però delle valutazioni molto diverse. Si è passato da un 18% di valore delle quattro banche crediti deteriorati adesso attorno a un 23-24%. Sono iscritti a bilancio circa per il 40% di poter, cosa significa? Di poterli recuperare. Io credo che ci possano essere delle belle operazioni di recupero molto interessanti. Chiudo dicendo, non vorrei che però questi recuperi vengano fatti anche qui agli amici degli amici, perché possano guadagnare sulla pelle di tutto. Quindi quanto bisogna è successo. Stare in allerta, ecco, occhio, benissimo, bisogna vigilare. Benissimo. Maris, la domanda. Calogero da Ragusa ci chiede, ma cosa mi dite invece per i conti deposito? Professor Fortuna, i conti deposito? Va con le stesse regole che abbiamo detto per i conti correnti e i limiti relativi ai 100.000 euro. Volevo però tornare, non so che cosa, sui crediti deteriorati, questa terminologia così invalsa, comprende i crediti che sono in stato di difficoltà, però i crediti in sofferenza costituiscono la categoria dei crediti più pericolosa e sono quelli di cui noi comunemente parliamo, perché già sono cominciate le azioni volte al recupero. Le obbligazioni? Le obbligazioni. Sono sicure? Sono le obbligazioni, meno sicure? Che cosa bisogna stare attenti? Allora, le obbligazioni cosa danno al possessore? Il possessore di un'obbligazione è un creditore della società. Nel momento in cui io sottoscrivo un'azione di 100, ho un credito verso la società. Le obbligazioni sono sicure al 100%, le cosiddette obbligazioni senior.
mentre le junior sono le subordinate. Quindi bisogna, ecco, bisogna stare attenti. Trefiletti, dico, arrivato a questo punto, un piccolo risparmiatore come deve muoversi? C'era un famoso detto che diceva bisogna diversificare, così uno diversificando in qualche modo evita i rischi su un prodotto in banca. Questo è vale sempre? Assolutamente sì. Assolutamente sì. E poi l'altro consiglio è consiglio classico: quando ci sono tempi turbolenti e cattive gestioni e cattivi controlli, beh, prendete i buoni del tesoro, siano essi poliennali, decennali, trentennali o che altro. Lì è lo Stato che risponde, e se lo Stato poi non risponde più a questo risparmio, beh, significa che non c'è più certo, nulla da fare. Non c'è più lo Stato. Quindi il consiglio è quello, investimento in quella certamente nota. In quest'ultimo periodo abbiamo avuto tassi negativi addirittura, soprattutto sui bond a 6 mesi o un anno. Però possiamo dire una cosa fondamentale, sì, ecco, a proposito di far capire alle persone che quando ci offrono grandi rendimenti, bravo, bisogna stare il molto attenti. Il grande rendimento potrebbe nascondere rischio, rendimento, cioè più rischio è alto il rendimento, maggiore il rischio. Questa è una regola generale incontestabile. Maris. E allora ci ha scritto anche una mail la signora Danila e ci dice: mi potete dare qualche informazione riguardo a Monte Paschi di Siena? Ve lo chiedo con il cuore, ho dei titoli subordinati lì investiti, sono vedova e sono i miei unici risparmi. Su Monte Paschi è una battaglia che avete fatto da tanto tempo, tra noi abbiamo fatto da molto tempo. Com'è questa la situazione? La situazione è quella che bisogna fare l'aumento di capitale, naturalmente adesso si sta discutendo anche con l'Europa, che altro. C'è chi parla di 6 miliardi, c'è chi parla di 8 miliardi. Sì, comunque, 6, 8. Però bisogna ricapitalizzare. Però c'è un punto fermo: noi non siamo per dare più soldi alle banche gratis. Nel senso che se la collettività, lo Stato in questo caso, dà dei soldi, e in certi casi per il risanamento bancario va bene che si diano, questo deve essere tradotto che quella banca diventa mia, diventa dello Stato, diventa della collettività, ma in regalie si danno i soldi, si nazionalizza. Adesso non c'è solo il Monte Paschi, c'è un problema con le due banche venete. Se c'è da dare soldi, il cosiddetto, sono quei 20 miliardi che sono stati stanziati per le banche, ebbene, se si danno soldi, l'azionariato di quelle banche diventa da chi ha dato i soldi. Quindi pubbliche. Assolutamente. In 30 sì. secondi, professor Fortuna, lei è d'accordo di tornare un po' alle banche pubbliche se lo Stato dà i soldi? Ma sicuramente il libero mercato è fondamentale. In questo caso, comunque, di fatto c'è l'intervento dello Stato. Ecco perché il bail-in va rivisto, perché tenderebbe a evitare l'intervento dello Stato, che poi c'è. E questo è successo non solo in Italia. Però solo una battuta: gli americani, che sono la teoria della la liberalizzazione, il mercato, loro cosa hanno fatto? Hanno dato i soldi e si sono comprate le banche, poi le hanno risanate, rimesse sul mercato e ci hanno pure guadagnato. Quindi potrebbe essere questa la strada. Grazie ai nostri ospiti, grazie davvero, grazie al rettore dell'Unicusano, l'economista, il professor Fabio Fortuna, grazie, e grazie al presidente di Federconsumatori, grazie, Rosario Trefiletti, per essere stato ai nostri studi. Maris, per stasera è tutto. Per questa sera è tutto, una puntata bollente, anche dalle telefonate, vedo lì dalle mail che ci hanno scritto le persone. Torneremo a darvi degli utili consigli, senz'altro. Intanto vi diamo appuntamento domani alle 19, sempre con Attenti al Lupo. La Pasqua si avvicina e allora dobbiamo assolutamente parlare del menù di Pasqua, soprattutto come scegliere cosa comprare e come mangiare sano, e perché no, anche delle tradizioni pasquali. Domani alle 19 ci vediamo qui ad Attenti al Lupo. Buon proseguimento di serata.